telecamere di RTM sono tornate, riprendimi la fabbrica Gino, siamo tornati alla Palam dove siamo stati la settimana scorsa e dicevamo che qui era un disastro. A distanza di una settimana, parliamo di una settimana, vi facciamo vedere la sporcacciata. Quello che noi dicevamo la settimana scorsa, vedete qui, questo l'asfalto era quello che hanno messo la settimana scorsa. E ancora vi faccio vedere, guardate, guardate, guardo con le mani, vedete? Guardate. Vedete? Che ancora non si è asciugato, guardate, ma via con le mani, guardate. Allora, come sempre, noi facciamo questo per farvi capire che ci portano per il culo. Perché se voi mettete l'asfalto, no? E adesso lo facciamo vedere. Vi metto a favore di telecamera, così non ci investono. Guardate, avvicinati Gino. Avvicinati per favore. Fai vedere l'acqua. Si vede l'acqua? Sì, guardate. Eccola qua. Abbiamo scoperto l'acqua. Vedete? Eccola qua. Questa è acqua. Ora io vi dico. E l'asfalto immobile, vedete? 10 giorni. Ora, se voi mettete, guardatemi bene, mi levo anche gli occhiali, se voi mettete l'asfalto sopra l'acqua, qui non legherà mai, ci sarà sempre la buca. Voi mettete l'asfalto oggi e domani la buca si sposta di 30 centimetri. Se voi riempite questa oggi, fra 4 giorni la buca sta dove sono i piedi io. Ma è una cosa matematica questa, eh? Non ci va uno scienziato a capirlo. Questo? Non ci va uno scienziato a capirlo. Che sotto c'è l'acqua, lo vede pure un cieco, no? Se voi ci mettete l'asfalto sopra, il primo camion che passa rifà la buca. Seguimi Gino. Guarda qui. Seguimi, la stessa cosa. Qui, fra 4 giorni... è un disastro. Guarda qui. Qui. Adesso mi sposto che c'è la mia ombra. Guarda, inguardami questa cosa. Inguardami anche qua. Guarda. Vedi? Qui vi facciamo vedere le immagini di qualche giorno fa. Questa buca non c'era. Noi siamo stati qui 7 giorni fa. Guarda. 400 pezzi hanno messo. Se le contiamo, sono 400 pezzi hanno messo qui. Inquadra la parte di là, Gino, guarda. Ogni macchia è una pezza, guardate. Siete ridicoli, guardate qua. Guardate qua che avete combinato. Lo vedete? Sozzoni maledetti. Ritorniamo alla buca. E poi ci spostiamo di 20 metri. Seguimi, Gino. Qui è la stessa cosa, vedete? La stessa cosa, 10 pezzi per fare che cosa non si sa, e qui sta ripartendo di nuovo, vedete? Qui, fra una settimana c'è una buca di mezzo metro qui. Ma queste cose non ve le devo dire io, non dobbiamo venire io e Gino tutti i giorni qui, perché poi fra 2 giorni venite a tappare la buca. Oggi chiamo i carabinieri personalmente e aspetto che vengano qui, perché quella cosa è pericolosa. Guardate, se un povero Cristo con un motorino ci casca con la ruota dentro, si ammazza. Qui un motorino si ammazza, una bicicletta si ammazza. Rinquadrami la plala, Mercino, che devono capire dove stiamo. Guarda sto camion che ci passa dentro. Avete sentito? Ed è un camion, l'ha mezzo distrutto. Figuriamoci una Panda, figuriamoci una Smart, che cosa può succedere lì? Figuriamoci un motorino. Ma la cosa questa la porto avanti. Oggi la porto avanti e poi vi faccio sapere come va a finire. Dalla Plalam. Rinquadra la buca, chiudiamo il servizio con la buca, Gino. Dalla Plalam e dalla scoperta dell'acqua
Fai vedere bene che c'è l'acqua sotto, Gino. Dalla scoperta dell'acqua, Piceno Consid. Lo voglio dire forte. Piceno Consid. Questa è la gestione della Piceno Consid. Eccola qua. Questo lo sa gestire chiunque così. Pure un deficiente lo sa fare questo. Consid della provincia. Non ho capito, Gino, che dici? Pure la provincia. Beh, la provincia, i comuni, quella vallata dei comuni, questa è l'unione dei comuni, quindi potremmo metterci tutti, ma noi diciamo la Piceno Consid e così li prendiamo tutti. La Piceno Consid è l'unione comuni della vallata del Tronto. Per oggi, col dito incriminato che ha spostato l'asfalto, ho le mani bioniche io, riesco a spostare l'asfalto, con le mie mani sono bioniche. Dalla Piceno Consid, questo è Piceno Consid, e noi siamo Gino e Bernardino, Fabio e Mingo di Ascoli, veniamo qui tutti i giorni, Plalam, zona industriale, torniamo, garantito che torniamo, per oggi è tutto.